Sono una Nightingale da molto tempo. Ho venduto la mia fedeltà a Nocturnal in cambio di molti e fruttuosi anni di furti. Innamorarsi di Gallus è stato un errore. Non rimetterò mai più piede in quel luogo finché la chiave non sarà tornata al suo posto. Sì, compagno Nightingale? È questo che vuoi, eh? Facciamo così. Comincia a correre, così posso pugnalarti alla schiena. La morte ti Non ti riconosco, ma percepisco che sei uno di noi. Chi sei? L'ultima delle sentinelle Nightingale, temo. Ho difeso il sepolcro da solo per quella che sembra un'eternità. Siamo stati traditi da uno dei nostri. In effetti la colpa di ciò che è accaduto qui è mia. Ero accecato. Accecato da un oscuro tradimento mascherato da amicizia. Forse, se fossi stato più vigile, Mercer Frey non mi avrebbe ucciso e non avrebbe preso la chiave dello scheletro. Non sento quel nome da molto tempo.
Come fai a conoscermi? La chiave! Hai la chiave dello scheletro! Pensavo non l'avrei mai più rivista. E Mercer Frey? Allora è finita. E non sono morto invano. Ti sono debitore, Nightingale. Un sentimento piuttosto nobile per qualcuno che, fa il nostro lavoro. Mi spiace solo che nessuno ti abbia aiutato in questa impresa. Carlaia è ancora viva. Temevo avesse subito lo stesso destino e fosse caduta vittima del tradimento di Mercer. Nulla mi renderebbe più orgoglioso che restituire la chiave, ma temo sia impossibile. Da quando sono arrivato qui mi sono sentito, morire. Il sepolcro non è un semplice tempio o una camera blindata per custodire la chiave. All'interno di quelle mura c'è l'Ebonir, un passaggio per Evernum, il regno di Nocturnal. Quando Mercer ha rubato la chiave, quel passaggio si è chiuso, limitando i nostri contatti con lei. Temo di sì. Io mi sto indebolendo. Mi sento finito. Gli anni trascorsi senza recuperare il mio potere mi hanno danneggiato. Qualunque danno sia stato causato, può essere sanato solo percorrendo il sentiero del pellegrino fino all'Ebonir e rimettendo la chiave al suo posto. L'Ebonir è un passaggio attraverso il quale Nocturnal influenza il nostro mondo. Non attraverso la magia o le benedizioni, ma solo tramite la fortuna. Sì, assolutamente. La tua abilità dipende solo da te. Non permettere mai a nessuno di dire il contrario. Ma Nocturnal determina la nostra fortuna. Quell'aiuto quasi impercettibile che riceviamo mentre facciamo il nostro lavoro. Pensa alla Gilda, alla situazione in cui si trovava quando hai iniziato tu. Pensa a tutte le piccole cose che forse hai sentito. Un grimaldello che si rompe quando non dovrebbe. Le nuvole che di notte si aprono al momento sbagliato. Il nostro accesso a queste piccole fortune è ciò che ci differenzia dai comuni banditi. Esattamente. Sono in pochi a chiamare ancora Nocturnal signora della fortuna. Ha giusta ragione. Con l'Ebonmir chiuso e l'improvvisa separazione dal regno di Evergloom, temo che abbiano subito un drastico cambiamento. Sono ombre di ciò che erano un tempo. Non ricordano più il loro scopo, nelle loro identità originarie. Il mio spirito non si manifestò immediatamente nel sepolcro. Dunque, per fortuna, non ero presente quando l'Ebonmir venne sigillato. Tuttavia, da quel giorno ho sentito il mio potere diminuire, svanire lentamente. Qualunque cosa stia colpendo le sentinelle Nightingale sta iniziando a colpire anche me. Più mi avvicino all'Ebonmir e più mi sento debole. Anche ora mi sento strano, eppure credo che non dovrei sentire nulla. Vorrei poterti aiutare, ma negli ultimi 25 anni sono rimasto prigioniero in questa stanza. L'unico potenziale aiuto nel quale mi sono imbattuto sono i resti di un poveretto che stava cercando di seguire le tue orme. Forse il suo diario può esserti utile. Buona fortuna, Nightingale.